Ciao a tutti, buonasera. Mi dispiace non poter essere con voi, ma vi volevo mandare un saluto e anche tanto amore perché amo Ziano Piacentino, dove vengo spessissimo, anche se è casa dei miei suoceri, però proprio come se fosse casa mia. Ecco, ciao Aldo, ciao Simone, proprio la sento casa mia. Non so come dire, poi lo spiegherò meglio. Allora, solo due parole su Marilyn agli occhi neri, il film che vedrete questa sera, che abbiamo girato a fine 2020. È un film che parla di normalità, o meglio, di che cos'è la normalità. Ecco, la risposta la lascio dare al film che secondo me la dà benissimo. È stato un film sia intenso da preparare che da girare, ma anche un film coinvolgente e divertente. L'ho condiviso con compagni di lavoro fantastici come Miriam Leone, piuttosto che tutto un gruppo di attori che vedrete, notevole, e si è subito creato un bel gruppo, una bella alchimia. Il regista Simone Godano, che era la sua terza esperienza, la sceneggiatrice Giulia Steigerwald, che invece come regista ha appena vinto il suo Nastro d'Argento per il suo primo film che si chiama Settembre. Insomma, un bel gruppo. Produceva Matteo Rovere, che oltre ad essere un amico è un bravissimo produttore nonché regista. E quindi veramente, insomma, in questa Roma deserta eravamo come un manipolo molto unito e molto coinvolto da questa storia. Non voglio rubarvi altro tempo, vi voglio lasciare alla visione di questo film. Quando vengo a Ziano, quando ci vediamo, mi dite cosa ne avete pensato. Godetevelo e se mai foste all'aperto, buona stellata dopo questo film. Ciao a tutti.